una vergogna, una vergogna, una vergogna, una vergogna, una vergogna. Non... sto impazzendo, non, non... mi chiudono il canale? Mi chiudono il canale? Va bene, va bene, va bene. Arrivederci e grazie. È stato bello intrattenervi in tutti questi anni con i post partita, cercando di farvi fare una bella risata, di farci una bella risata tutti assieme, in compagnia. È una vergogna. È una vergogna. L'arbitro Aureliano è una vergogna. Gli arbitri italiani sono una vergogna. E... buon après-midi, mes amis, e benvenuti in un nuovo video sul mio canale. Si è appena conclusa la sfida dello Stadio Olimpico Grande Torino con la vittoria dei Granata per 1-0. Decide il rigore di Tony Sanabria. Una partita di quella roba che esce da dietro quando si è belli seduti sul trono. Una partita di M, bloccata e tutto, soltanto che poi l'arbitro decide di fare il fenomeno, ma come ultimamente accade, che gli arbitri vogliono fare i protagonisti, i fenomeni. E prima, leggera spinta di Pessina sul giocatore del Torino, ammonito, rigore, subito, Sanabria 1-0. E poi Pessina fa un altro fallo, ma di gioco, c'è minchia, c'è un fallettino così, è già ammonito. Di solito tende a non dare il secondo giallo se non è una cosa proprio plateale, una cosa proprio che dici, no, è giallo. Ammonito di nuovo, espulso, espulso. Vabbè, magari non doveva fare fallo Pessina, non doveva entrare, cioè non doveva fare fallo, però era minimo, cioè non ci stava la seconda ammonizione. E vabbè, l'arbitro gli ha dato la seconda ammonizione, cartellino come quella maglia lì, rosso, cartellino rosso, Monza in 10 uomini. E già era complicato prima, sì, in qualche occasione l'abbiamo avuta, tipo il cross di Mota per il colpo di testa di Djuric, qualche occasione quella l'abbiamo avuta, Di Gregorio ha comunque fatto le sue parate, a parte quando ci aveva palla e Duvan Zapata, o non mi ricordo chi, ha tentato di rubargliela e stava per fare la frittata, lì piuttosto, lunga, lunga, dove va, però ha fatto comunque le sue parate. Aspetto lo stesso la statua a San Michele Di Gregorio, detto l'uomo d'Igre, fuori dal Brianteo. Quella è una mia cosa, che è una mia causa che porto avanti da tempo su questo canale, che devono fare la statua a San Michele Di Gregorio fuori dal Brianteo. Però a parte questo veramente una partita, cioè proprio da 0-0, ripeto, poche le occasioni. Di Gregorio ha fatto comunque ottime parate, abbiamo avuto l'occasione col colpo di testa di Djuric, soltanto che poi, ripeto, l'arbitro ha deciso di ergersi protagonista di Torino-Monza, ha deciso di ergersi di fare lo show, di ergersi a protagonista assoluto. E rigore, espulsione a Pessina per doppia ammonizione. E per finire in bellezza, e per finire in bellezza con la ciliegina sulla torta, rigore non dato a Dani Mota. Mamma mia, un applauso agli arbitri della sfida. Rigore nettissimo che in epoca VAR, cioè in epoca VAR, deve essere dato un rigore del genere. Non l'ha visto l'arbitro? L'ha valutato, cioè il contatto l'ha valutato lieve, leggero? C'è il VAR, sente il tizio che c'è alla sala VAR di Lissone. No, no, valla a rivedere, o se no... No, no, è rigore. Perché nel finale, nei 5 di recupero, in area di rigore del Torino, quello del Torino, se non erro, Lovato, va con la gamba
un po' alta sul piede di Pes sì, sul piede di Dani Mota che finisce a terra, rigore nettissimo per il Monza. Poi può essere che lo sbagliavamo, può essere che non lo so, perché tanto può essere anche che veniva sbagliato il rigore. Cioè, non è detto che poi se è rigore è gol, però quantomeno daccelo il rigore, cioè è netto. Figa, Lovato col piede diretto sul piede di Mota che va per terra, dolorante. In epoca VAR, niente, per l'arbitro non c'è niente. Spettacolo, veramente. Cioè, non se ne può più, non se ne può più, non se ne può più. Non se ne può più di questi episodi così. Cioè. Ognuno arbitra come vuole, come vuole. Leggera spinta giallo. Ci sono arbitri che neanche fischiano il fallo. Non si capisce più niente. O si applica il regolamento, o se no, che il capo dell'AIA, dell'Associazione Italiana Arbitri, vada ai microfoni e dica: ogni arbitro è libero di fare quello che vuole. Perché tanto, cioè, cosa c'è a fare il regolamento? A dire di questo. Non è stata una partita cioè, bella per il Monza alla fine, perché, ripeto, una partita di M da 0-0, decisa appunto da quella leggerissima spinta di Pessina su quello del Torino e dal rigore segnato da Sanabria. E con questo io vorrei farmi una Pasqua tranquilla domani, quindi la voce è quello che è. Chiudo qui perché se no finisce a schifio, ma quello è regolare. E niente, amici, vi invito a lasciare un mi piace sotto a questo video, a commentare qui sotto se vi va con le vostre impressioni della vittoria del Torino 1-0 sul Monza Sanabri. Iscrivetevi al mio canale se non l'avete ancora fatto, attivando la campanellina delle notifiche per non perdere nessun prossimo video. E sempre Forza Monza, dai bagai!